Nel 2014, grazie al restauro finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il San Paolo viene restituito alla città in tutto il suo splendore. Il complesso nasce nel 400 come convento e attraverso i secoli ha avuto 1000 volti. In epoca napoleonica, i beni del convento passano allo Stato e il complesso viene utilizzato come caserma. Nell'Ottocento, Francesco IV istituisce l'Educatorio San Paolo, poi trasformato in ospedale militare durante la Grande Guerra. Nel Novecento la funzione militare lascia il posto a quella educativa. Tra gli anni 70 e 80 nel San Paolo si insediano l'asilo nido San Paolo, la scuola d'infanzia Boschi, la scuola elementare Ceccherelli e le sedi di alcuni circoli ricreativi. Oggi la proprietà del complesso è dell'azienda Servizi alla Persona, patronato Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano, che lo ha dato in comodato d'uso al Comune di Modena, alla Provincia e all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2010 la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena finanzia con 17 milioni e mezzo di euro i lavori di restauro del complesso, che vengono terminati nel 2014. Il restauro del San Paolo trasforma un complesso storico di pregio in uno spazio funzionale di grande qualità, rafforzando la sua vocazione culturale e didattica. I 6.000 metri quadrati a ovest del complesso, compresi tra via Selmi e il giardino delle caselle, ospitano, oltre all'asilo e alla scuola d'infanzia, anche il CUBEC, ovvero la scuola di bel canto di Mirella Freni, diversi laboratori del Sigonio e molti spazi per attività didattiche e culturali, oltre al bar, il ristorante e varie attività commerciali. Gli spazi attorno al suggestivo cortile del Leccio, con il suo secolare albero, sono dedicati al Centro di Documentazione e Ricerche sull'Unione Europea e soprattutto alla Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. Con i suoi 8 km di scaffalature e oltre 250.000 volumi, la biblioteca rappresenta un luogo di valore, custodito con grande attenzione alla sicurezza. Il restauro del San Paolo, oltre a conservare gli elementi di pregio storico-architettonico del complesso, ha adottato le soluzioni antisismiche e a risparmio energetico più avanzate tecnologicamente. L'impianto per il riscaldamento e per il raffrescamento è un esempio. Durante l'inverno la temperatura è controllata da pannelli radianti e il ricambio dell'aria è gestito grazie a segnali di una sonda. Durante la stagione estiva l'impianto permette invece di distribuire aria fresca su tutte le superfici del complesso. Il San Paolo è oggi uno spazio multifunzionale restituito alla città e contribuisce a rivitalizzare un'area importante del centro storico.